Venditalia 2014, eravamo passati per lo stand della Faber Italia convinti di trovare un riposatissimo Alfonso Tenti, il suo titolare, e invece l'abbiamo trovato sotto una montagna di persone che gli chiedevano informazioni, a cui rilasciava autografi, a cui diceva autografi simpaticamente. Ciao, buongiorno a tutti. E allora vieni qui, aspetta, ti do io il microfono. Nel frattempo tu sei un volto nuovo per gli amici di VendingTV.it. Mi occorreva sdrammatizzare un po' davvero tutta l'enfasi che ci mettevi nel cercare di soddisfare tutte le richieste. Ho detto fermati, ok, ora vieni qui e concedimi 300 secondi per spiegarmi e spiegare loro che cosa hai presentato in questa edizione 2014 di Venditalia. Alfonso Tenti, tu sei un volto nuovo per gli amici di VendingTV, come dicevo prima. Presentati in poche parole, chi sei, cosa fai, che cos'è Faber Italia? Allora, diciamo che sono un volto nuovo per VendingTV sicuramente, anche per l'edizione degli ultimi anni del Venditalia. Abbiamo fatto, diciamo, la presentazione di alcuni nostri con le nostre produzioni negli anni passati, poi ci siamo dedicati solo ed esclusivamente a sviluppare quello che poteva essere il prodotto di base, il prodotto al quale abbiamo sempre creduto, che la macchina da caffè a cialde, nella quale noi ancora crediamo e crederemo per sempre, perché sappiamo che da lì può uscire veramente un prodotto di un certo tipo. Stiamo però tra l'altro sviluppando una macchina a capsula che dovrà dare gli stessi, a brevissimo, gli stessi identici risultati di estrazione in cialda, e questa macchina noi l'abbiamo presentata in fase di prototipazione al Venditalia di quest'anno, quindi dovevamo essere presenti al Venditalia per far conoscere questo nuovo nostro progetto che si realizzerà a breve, tra l'altro, sicuramente prima della fine del 2014, quindi negli anni e nei mesi di ottobre e novembre saremo già probabilmente pronti con la produzione. E io aggiungo che nel momento in cui ci saranno queste novità, i primi ad esserne informati saremo noi, e noi le trasmetteremo a voi sotto forma di breaking news. Sicuramente sì, noi crediamo molto a questo progetto, dobbiamo andare avanti perché sappiamo che il mercato si sta portando, già si è portato verso quello che è la capsula, quindi un prodotto di un certo tipo, e l'estrazione del caffè dovrà essere così come è stata sempre quella della cialda. Puntiamo su un discorso made in Italy, completamente made in Italy, tutti i nostri prodotti sono assemblati, i componenti sono prodotti in Italia, sono assemblati in Italia, quindi anzi più che made in Italy, veramente il nostro è un prodotto made in Faber, e sarà sempre così. Made in Faber perché rispondiamo della qualità del prodotto, rispondiamo della sua fattura, rispondiamo di eventuali, possono sempre accadere, purtroppo, di eventuali errori che possiamo commettere in fase di realizzazione, però noi cerchiamo di essere sempre meglio. Ogni errore può essere sempre corretto, migliorato, e per questo noi ci impegniamo ogni giorno, perciò io dico made in Faber. E lui era la persona timida, era quello che diceva: ma io non voglio fare l'intervista, io sono timido, va a finire che davanti alla telecamera mi ammutolisco. Lui che non mi ha dato modo nemmeno di dire: aspetta, dovevo chiederti una cosa, un attimo. Aspetta, allora il discorso è che sono timido, sono timidissimo, però chiaramente devo sorprendere, quindi in qualche modo devo cercare di dare un'immagine diversa da quelle che le persone sono fatte di me. Hai allontanato la criptonite, hai allargato la camicia, è uscita fuori una S, eccolo qui. È uscita fuori una F, che è quella di Faber, una F enorme. E niente, a parte ogni scherzo, diciamo che comunque stare di fronte a delle telecamere intimidisce un poco tutti quanti. Quando però cominci a pensare che stai parlando di quello che tu fai, di quello che vuoi fare, hai in mente già tutto bello, chiaro e preciso, penso che ognuno dovrebbe essere tranquillo e convinto di quello che sta dicendo. Quindi ripeto, quello che noi abbiamo in mente è di realizzare due prodotti di base, che sono una macchina a cialda e una macchina a capsula, migliorarli al meglio, farli essere sempre comunque un prodotto italiano, ma di quando dico sempre da qui all'infinito, perché oggi più che mai l'Italia ha bisogno di chi si metta a lavorare per portare fuori il meglio del nostro paese, perché noi siamo un paese che ha avuto sempre tanto da dare, sempre tanto da dire, e invece hanno oggi sempre tanto da ridire. Il nostro obiettivo è quello di cominciare a farli parlare, chiaramente non ho la presunzione di essere l'unico a poterlo fare, ma insieme a tanti altri che hanno questo tipo di volontà, di cominciare a far parlare dell'Italia come un paese dove si producono cose belle, ma non solo belle, cose che funzionano e che possono essere ad esempio a tutti quanti gli altri. E allora,
come ho detto già nelle ultime 20, 25, 30 interviste, amici, questa è l'Italia che funziona. Scoprite le eccellenze italiane che fanno parte di questo settore. Tutto il mondo guarda al nostro paese perché ricco di tutte queste eccellenze. La Faber Italia è una neonata azienda, ma con le idee già chiarissime su quello che deve essere il mercato, con un prodotti made in Italy. Alfonso, desidero ringraziarti per la disponibilità, avremo modo naturalmente di informare gli amici di Venin TV e VeninNews.it attraverso i nostri strumenti di tutto quello che voi andrete a produrre a brevissimo, e nel frattempo ti invito a salutarli invitandoli magari proprio a guardare il vostro sito. Io saluto te, ti ringrazio per l'opportunità che mi hai dato e lancerei, a parte un saluto a tutti gli operatori del settore, a tutti i consumatori di quello che è prodotto caffè, un messaggio molto chiaro e preciso: consumate italiano, che non sbagliate sicuramente, affidatevi all'Italia e continuate a credere in quello che le aziende italiane stanno facendo. Magari spenderete oggi qualche centesimo in più rispetto a quello che può essere un prodotto non italiano, però sicuramente dopo ce lo ritroveremo interamente tutto in un ritorno d'immagine, in un prodotto di qualità e sicuramente l'opportunità di fare andare avanti i nostri uomini. Grazie Alfonso, noi continuiamo a saltellare qui e lì per gli stand di Venditalia 2014, tu continua a fare affari con tutta la gente che ti sta aspettando dall'altra parte, noi nel frattempo andiamo in un altro stand per cercare di documentare al meglio possibile tutte le novità che quest'anno sono tante, credetemi. L'edizione 2014 è andata a riservarci, riservarvi. A tra poco!